Buongiorno ragazzi, come andiamo? Tutto bene? Tutto a posto? Oggi, diversamente da quello che sono i format riferiti al canale che comunque parla della mia vita in camper e tutte queste cose, oggi vorrei fare una recensione. Una recensione che riguarda un libro. Questo libro è Il segreto, The Secret. The Secret è un libro che parla di una legge che nel nostro universo ha la capacità di cambiare la nostra vita semplicemente con il nostro pensiero. Avevo iniziato a leggere questo libro perché l'ho comprato diversi anni fa, forse anche più di 10, ma poi lo accantonai. Lo tenni così da parte e mi dissi un giorno lo leggerò. Sono arrivato a pagina 78, no, scusate, 71. E vi dico che questo libro spiega, probabilmente molti di voi lo conoscono già, questo libro spiega la legge di attrazione. Ragazzi, la legge di attrazione è qualcosa che abbiamo intorno a noi, è una legge come la forza di gravità, come la legge della gravità, la stessa identica cosa. Qui troverete una grande motivazione per chi magari la sta cercando o comunque chi si vuole fare chiarezza nella propria vita, di quello che vuole veramente nella propria vita. La cosa bella è che funziona. Una mia amica, di nome Monica Seta, sul suo canale ha fatto diversi esempi con l'esercizio della monetina. Continuate a pensare ad una monetina, continuate a pensare ad una monetina e a un certo punto guarderete per terra e la monetina è lì. È come se voi programmaste i vostri pensieri, i vostri desideri. C'è un esempio che è bellissimo. Certo, forse per chi ha letto il libro è più facile, per gli altri magari un po' meno. Io sono arrivato quasi a metà di questo libro e ogni cosa che noi desideriamo intensamente, dobbiamo desiderarla intensamente, in modo come se ce l'avessimo già. Assomiglia un po' al mistero della fede, sì. Io non sono un praticante, però comunque sono una persona di fede, nel senso che credo che le cose possano andare meglio, credo in tante cose. Questo libro che è circa, ha venduto 500.000 copie, si vede al contrario, lo so, ma riuscite a leggere lo stesso volendo. Questo libro ha venduto 500.000 copie di Rhonda Byrne, non lo so, non vorrei pronunciarlo male, il nome dell'autrice è una donna. E vediamo un pochettino, andiamo a vedere, ta 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 ta. È stato pubblicato nel 2007, vediamo un pochettino, penso che sia Rhonda Byrne, sì, credo. Comunque ha la capacità di mettere nel vostro cervello quello che è il desiderio di cambiare, ma a livello creativo. Cioè voi cambiando i vostri desideri, capendo quello che volete, potete riempire la vostra mente di quello che è il desiderio di avere una determinata situazione lavorativa, una determinata situazione economica. In questo modo voi non farete altro che, secondo la legge di attrazione, attrarre verso di voi, come magneti, tutti questi eventi. Il libro parla della forza dell'universo, e noi sappiamo bene che l'universo è magnetico. Anche noi siamo a volte magnetici, a volte non magnetici, a volte ti alzi la mattina e ti succedono due o tre cose brutte e dici: ah, questa è una giornata che è partita male. Parti già dal presupposto che la giornata sia partita male e effettivamente è come quasi se tu attraessi tutto il resto della giornata che comunque
è iniziato con questo accento che non era bello, cioè la giornata è iniziata male, quindi finirà male, che ne so, cose di questo tipo. Beh, vi dico, io lo sto sperimentando, vivendo in camper hai tanto tempo da leggere, da dedicare alle cose che tante volte ti sei negato, perché giustamente sveglia alle 6:30, prendi al lavoro, c'è quella cosa veloce da finire, arriva altro lavoro, poi ne arriva un urgente, quindi cioè si mischiano un po' le idee, tante volte si fa confusione e viene fuori lo stress. Come vi dicevo, in camper c'è tanto tempo, quindi mi sto dedicando alla lettura di questo libro. In questo modo, con questo sistema, voi attrarrete persone verso di voi, situazioni lavorative, situazioni sentimentali, situazioni di vario genere, favorevoli. Vi dico i miei risultati nel giro di circa 10 giorni, 12 giorni che lo sto leggendo. Ho conosciuto Davis, un ragazzo di Bergamo, di cui ho fatto anche un piccolo video, siamo stati 2 ore e mezzo a parlare, mi fa, guardo il canale, gli faccio, mi ha riconosciuto, cavolo che bello, cioè. Ho attratto lui, una persona, un idraulico, cioè, ha 39 anni, era lì col suo bel camper, un furgonato che vi farò vedere nel video che pubblicherò, con la sua cagnolina, mi ha detto che con la sua compagna è felice, tutto quanto, la sua compagna fa la parrucchiera e tutto quanto, comunque ogni cosa che diceva in quel momento mi piaceva, perché lo sentivo vivo, lo sentivo positivo. E poi è venuto a trovarmi il mio amico Rubber Yama, un rapper folle ma simpaticissimo, secondo me. A me piacciono le persone un po' folli, perché un po' folle sono anch'io probabilmente. Con la sua donna, persone stupende così, e vedrete il video anche di questo. Comunque, l'argomento di questo, di questa mattina è il segreto, il libro Il Segreto, che spiega la legge di attrazione e come metterla in pratica. Ragazzi, è un libro che consiglio a tutti, si può trovare veramente a pochi soldi in giro, 10, 12, 13 euro, ma è un libro che se qualcuno di voi sta cercando una motivazione, una spinta, una soluzione alla confusione mentale che magari molti di noi hanno, a volte anche a me capita, questo è proprio il suo libro, si chiama Il Segreto, lo troverete in questa versione con questa copertina. Io nel 2007 circa lo pagai 18,60, ma me lo consigliarono, me lo consigliò il mio insegnante di arti marziali di Savate, box francese, che ho fatto dopo aver fatto Thai box. E questa persona, mi ricordo, Loris, mi disse, guarda, questa è una collana di libri veramente motivante, veramente bella, veramente per quelle persone che comunque cercano qualcosa in più in un libro, non il classico racconto, no. Qui ci sono racconti di vita di gente, che da niente si è fatta un impero, gente che voleva l'amore come voleva, magari la felicità, la serenità, l'ha trovato semplicemente desiderandolo e facendo in modo, parla del fatto che noi siamo come antenne e muovendoci in questo universo attraiamo quelli che sono i nostri desideri. E vi dico che ho attratto queste due visite di queste due persone inaspettatamente, perché io non ho chiesto né a Rubber Yama né a questo Davis, ragazzo di Bergamo, di venirmi a trovare. No, loro sono arrivati, ma sono arrivati in un momento in cui mi sentivo un po' così, è come se voi riusciste a modificare il vostro futuro, ma senza magia, ragazzi, semplicemente con il vostro desiderio, con il desiderio di modificarlo. L'importante è avere chiarezza per quello che dovete fare. Bene ragazzi, vi do un bacione e alla prossima.